È un piacere e un onore concludere questa serie di seminari web prima della pausa estiva e vi racconterò qualche cosa e farò fare un viaggio attraverso Space Weather e GNSS, cercando di poggiare un pochino l'attenzione, portare l'attenzione su quando la pericolosità e l'opportunità si incontrano, perché questo che è il GNSS e lo Space Weather raccontano insieme. Anzitutto, che cos'è lo space weather? Ho trovato una definizione molto carina sul sito web del NOAA statunitense, che è quasi una definizione zen, oserei dire, per quanto è asciutta eppure piena di significato. Cioè, per space weather si intende qualunque cambiamento che avvenga nello spazio in generale. E è ovvio che andrebbe esplosa un pochino di più questa definizione, e ve ne ho riportate altre tre che sono più o meno equivalenti, tra cui quella dell'Agenzia Spaziale Europea, che fa riferimento a delle condizioni, e queste condizioni cosa influenzano? Le condizioni sono quelle della magnetosfera, ionosfera, termosfera, guidate dal Sole e dal vento solare, che possono influenzare il funzionamento e l'affidabilità dei sistemi e dei servizi, sia a terra che volanti nello spazio, che possono mettere in difficoltà o mettere in pericolo la salute umana. Questa è una bella diapositiva che riassume quali sono gli effetti di cui si sta parlando, sempre realizzata dal NOAA americano, e vi faccio notare che uno di quelli messi in evidenza è quello sul GPS. Ovviamente gli americani puntano l'enfasi sul loro GPS, come vi farò vedere tra un pochino, ma in realtà bisognerebbe parlare più genericamente di Global Navigation Satellite Systems, ovviamente. Si parla di operazioni, ovviamente, di danni alle operazioni di satellite, alle operazioni spaziali, all'aviazione e alle griglie a terra, tra le varie cose, più l'aurora, che, come vi farò vedere, è una delle manifestazioni più interessanti dello space weather. Cosa sono i Global Navigation Satellite System? Come immaginate, conoscendo tutti il GPS, sono i sistemi di posizionamento satellitare, sono l'americano GPS, l'europeo Galileo e il russo GLONASS, a cui bisogna aggiungere il cinese Beidou, più i sistemi regionali che sempre di più stanno facendo il loro ingresso, sia dal punto di vista dei servizi che offrono, sia anche dal punto di vista scientifico, che sono quello indiano e quello giapponese. Fondamentalmente, i Global Navigation Satellite System forniscono un sistema di posizionamento attraverso la trilaterazione più che la triangolazione, cioè essendo fondamentalmente degli orologi nello spazio, dal tempo di volo che si misura dal ricevitore a terra è possibile ricostruire le distanze e quindi, opportunamente incrociando le sfere, è possibile ricostruire quindi la posizione in qualunque punto del globo, per cui sono costruiti, sono pensati in un numero tale che permette in qualunque punto della Terra, come state vedendo da questo esempio con il GPS, di avere almeno quattro satelliti in vista. È ovvio che questo numero 4 è preferibile almeno raddoppiarlo, per cui vedete che da questa simulazioncina sono sempre almeno 7, 8, fino ad arrivare a 10, 11. E i Global Navigation Satellite System viaggiano a un'orbita cosiddetta media, e per esempio i GPS orbitano intorno ai 20.000 km. Qual è il problema? Che i GNSS, proprio essendo in orbita MEO, attraversano la ionosfera, che ricorderete nella definizione di prima era una di quelle coinvolte nei fenomeni di disturbo. Quindi, in qualche modo, il collegamento tra GNSS e Space Weather è proprio la ionosfera. E quindi vi ho raccontato, ho fatto un po' come come si chiamano, le vecchie serie TV del Tenente Colombo, in cui vi ho fatto vedere l'assassino, e quando dopo che entrava l'assassino entrava in gioco l'investigazione del Tenente Colombo per ricostruire che cosa era successo. E questa investigazione non può che partire dal Sole, perché il Sole è l'origine di tutti i fenomeni di space weather. Sapete che l'attività solare può essere ha un suo termometro, che è il numero delle macchie solari, che sono delle zone sulla superficie solare che appaiono come più fredde, dovute a come varia il campo magnetico sulla superficie solare, che vennero già osservate a occhio nudo da Galileo,
e che permisero tra l'altro di identificare per la prima volta con degli strumenti scientifici, diciamo moderni, la rotazione solare. Andando a contare il numero di macchie solari in funzione del tempo, si vede che il Sole ha un ciclo di circa 11 anni. Questa è una figura che risale al 2016, perché vedete ancora non c'era che una predizione per gli anni per il periodo che stiamo vivendo adesso. E quindi in qualche modo il numero di macchie solari sono il termometro, cioè è il modo con cui si misura qual è la fase del ciclo solare. Queste due animazioni vi fanno vedere il Sole, le condizioni del Sole in una particolare frequenza di emissione tra nel 1996 e il 1999, che vedete sono esattamente verso il minimo e verso il massimo dell'attività solare. Quindi non solo le macchie solari appunto danno un'indicazione di com'è la condizione del Sole, ma è proprio il Sole durante il massimo e il minimo solare ha una configurazione completamente diversa, più turbolenta, più caotica nelle situazioni di massimo solare. Questi fenomeni che avvengono sulla superficie solare, sulla corona solare, sono di diversi tipi. Per esempio, alcuni di questi vengono chiamati loop, che sono dei tubi di plasma che si arrampicano sulle linee di campo magnetico del Sole, e che possono raggiungere dimensioni sensibilmente più grosse, nel qual caso prendono il nome di prominenze. Però questi fenomeni qua rimangono in qualche modo confinati nelle prossimità, dell'atmosfera solare, e nonostante possono già, appunto avere delle dimensioni, veramente significative. Cose più interessanti dal punto di vista delle space weather sono per esempio le emissioni di massa colorale in cui materia ed energia viene espulsa verso lo spazio esterno, e quindi stiamo parlando di radiazione carica fondamentalmente, oppure fenomeni chiamati brillamenti o flare in inglese, che invece sono nella banda dei raggi X, di raggi gamma o onde radio. E quindi sono radiazione neutra che quindi in 8 minuti possono raggiungere per esempio la Terra. Non solo, ma il Sole costantemente manda verso lo spazio esterno un vento supersonico di plasma ionizzato e magnetizzato che trasporta l'informazione del campo magnetico solare in tutto lo spazio esterno. Quindi, fondamentalmente, per poter parlare di space weather e degli effetti a terra, bisogna tenere d'occhio tre grandi classi di fenomeni. I brillamenti, che come abbiamo detto sono fondamentalmente nella banda UV e nella banda X, che direttamente hanno un effetto sulla ionosfera e che hanno un tempo di ritardo di circa 8 minuti, cioè viaggiano alla stessa velocità della la luce, da quando vengono emessi a quando raggiungono la Terra. Le emissioni di massa coronale invece influiscono la ionosfera attraverso l'accoppiamento che c'è tra vento solare, la magnetosfera, come vedremo più in dettaglio dopo, e la ionosfera, e sono relativamente lenti perché hanno, rispetto a quando vengono emessi, il tempo con cui possono arrivare, se sono geoeffettivi, sulla Terra è di circa può variare da 1 a 3 giorni. Un altro effetto è legato al fatto che i cosiddetti buchi coronali possono generare aumento del vento solare, fondamentalmente legato all'aumento di popolazione di protoni veloci e di particelle alfa, cioè di nuclei di elio. Anche loro, appunto, influiscono sulla ionosfera. Non direttamente, ma attraverso l'accoppiamento tra vento solare e magnetosfera, per poi arrivare in ionosfera, e ovviamente dipende anche qua da quanto sono veloci, però nel giro di pochi minuti, di qualche minuto fino a qualche ora, possono avere un effetto registrato intorno nello spazio circumterrestre.
Il campo magnetico terrestre, scusate, del Sole, scusate, è trasportato nello spazio interplanetario attraverso quello che si chiama campo magnetico interplanetario. Il campo magnetico interplanetario trasporta linee di campo congelate e per via del movimento di rotazione del Sole, il campo magnetico interplanetario viaggia in una forma di spirale, come state vedendo nelle due animazioni che vi ho riportato qui in questa diapositiva. Vi riporto qua per comodità un sistema di riferimento che viene adottato per appunto parametrizzare i fenomeni di space weather, per cui si considera la componente X del campo magnetico interplanetario e quella Y, quella orientata parallelamente all'eclittica, mentre BZ è il valore perpendicolare all'eclittica. Questo, vedete, ci servirà tra poco per capire quali sono le condizioni che permettono l'efficacia di un evento di tipo space weather. Ovviamente sapete tutti che la Terra ha un suo campo magnetico e che questo si espande in una regione chiamata magnetosfera che proprio per la presenza del vento solare si trova confinata e in particolare è schiacciata dalla parte che si affaccia verso il Sole, approssimativamente a un'estensione di circa 10 raggi terrestri, ed è invece allungata nella parte della coda magnetica e può arrivare, insomma, a lunghezze dell'ordine di un centinaio di raggi terrestri. E si definisce, quasi essere definita come la regione in cui il campo magnetico della Terra è confinato per via della pressione del vento solare supersonico. Ovviamente cambiamenti nel vento solare, quindi cambiamenti in questa. Nella velocità e nella densità e nella pressione di questo plasma supersonico emesso dal Sole cambiano la configurazione della magnetosfera. E qua state vedendo un esempio schematico di come le linee di campo si allungano nella parte della coda della magnetosfera e si comprimono dalla parte del naso della magnetosfera all'aumentare della pressione del vento solare. Abbiamo detto fondamentalmente che il vento solare in qualche modo congela in sé il campo magnetico portato dal Sole e lo trasporta nello spazio esterno. Fondamentalmente, visto che viaggia per la configurazione reciproca che c'è tra il campo magnetico terrestre, cioè tra il campo magnetico interplanetario e il vento solare, genera due diverse condizioni della magnetosfera. In particolare, guardate nella figura di destra, troverete che il campo magnetico interplanetario, quando è orientato verso sud, cioè quando ha una componente significativamente negativa appunto del campo magnetico interplanetario, si combina con il campo magnetico, si combina con il magnetico terrestre facendo in una configurazione che viene chiamata aperta. Perché è aperta? Perché questa configurazione permette l'ingresso di particelle dal vento solare dentro la magnetosfera. La situazione opposta invece si trova quando il vento solare è concorde al campo magnetico terrestre, in questo caso si dice che è nord, quindi con una componente BZ positiva significativa, e la magnetosfera risulta quindi essere chiusa rispetto all'ingresso di particelle dal vento solare. Ovviamente il fatto che il vento solare possa penetrare significativamente all'interno della magnetosfera può andare a significare penetrazione diretta di particelle dal vento solare alla magnetosfera e quindi poi vedremo arrivare quindi alle altezze ionosferiche e potrà andare a modificare il complesso sistema di correnti che circolano sia in magnetosfera che in ionosfera, andando poi a alterare appunto l'elettrodinamica ionosferica. Vediamo adesso un video che in qualche modo ci fa capire cosa succede in maniera molto semplificata e schematica quando si è in condizioni
di campo southward, cioè quando vedete il campo interplanetario è diretto verso sud, mentre quello magnetico terrestre, la magnetosfera terrestre è verso nord. Vedete che le linee di campo tendono ad aprirsi e ad far penetrare direttamente le particelle dal naso della magnetosfera e poi ritornare, avere poi per fenomeno di riconnessione magnetica anche un ritorno di particelle dalla parte della coda della magnetosfera. E come vedete qua, in qualche modo, questa precipitazione diretta di particelle è quella responsabile per le aurore, come vi farò vedere un pochino più in dettaglio dopo. Questa è una simulazione di quello che può succedere. Questa è una tempesta, una simulazione di quello che è avvenuto durante una tempesta del 2006, come vengono modificate dall'arrivo di uno shock interplanetario, di una emissione di massa coronale, e come vengono modificate, e come poi la magnetosfera tende a ritornare alle configurazioni originarie man mano che il tempo passa dopo l'arrivo dello shock. Ovviamente non tutte le tempeste sono uguali, non tutte hanno la stessa intensità. Vedete adesso la tempesta di sopra è una simulazione che ricostruisce quello che viene chiamato l'evento di Carrington, che in realtà non è stata una singola tempesta solare, ma è stata una serie di eventi avvenuti nel 1859 che sono allo stato attuale la tempesta più intensa di cui si ha in una qualche memoria strumentale. Ovviamente questa è una ricostruzione. Vedete che i tempi, l'intensità e le variazioni delle due tempeste sono significativamente diverse. In epoca attuale tempeste così forti non ci sono state, anche se poi vi farò vedere un diagramma che comparerà, che farà un paragone tra le tempeste recenti, mettendo anche questa qua dell'evento di Carrington. E quindi partendo dal Sole in qualche modo siamo riusciti ad arrivare a quelli che sono gli effetti sulla Terra. Allora, come vi dicevo, l'aurora è forse la manifestazione più bella e più sicuramente più d'impatto dell'accoppiamento tra vento solare, magnetosfera e ionosfera. Ops, scusate. Qua dovrebbe partire un filmato di YouTube che spero che parta, eccolo qua. Perfetto. E fondamentalmente la partecipazione, l'aurora avviene per disaccitazione delle specie chimiche presenti in atmosfera e eccitate dall'aumento di precipitazione di particelle provenienti dal vento solare, che quindi trovano le condizioni favorevoli per poter appunto penetrare ad altezze di bassa ionosfera e quindi disaccitando di dare le luci che ovviamente creano le meraviglie a cui o direttamente, ve lo auguro, o indirettamente siamo abituati a vedere. Vi faccio vedere di sotto, nella figura in basso centrale, la ricostruzione dell'aurora in immagini ottiche sopra il Canada, e giusto per farvi vedere quanto siano dinamiche le aurore. E ovviamente potete immaginare, così come vi fa vedere, si vede nella figura questa qua di sinistra, che questa precipitazione avviene intorno a un cono che viene chiamato ovale aurorale, che è grandemente dinamico e che tende a muoversi verso latitudini più basse all'aumentare dell'intensità della precipitazione. Vi faccio vedere, sperando di fare una cosa gradita, un esempio di aurora dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa è un'aurora vista da pochi fortunati, ovviamente. Immagino che sia una cosa straordinaria. Io ho avuto la fortuna di vederla un paio d'anni fa, quasi un anno e mezzo fa, per la prima volta, e devo dire che non esiste immagine che possa raccontare veramente quanto è bella un'aurora vista dal vivo, immagino dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa è un'immagine dell'aurora sopra l'Antartide, in cui si vede benissimo
L'ovale aurorale, qua è più intenso in alcuni settori e meno intenso di altri, in altri. E finalmente siamo arrivati a parlare un pochino più in dettaglio di che cos'è la ionosfera terrestre. La ionosfera terrestre è immersa nella termosfera ed è quella porzione di atmosfera ionizzata, cioè quella porzione mantenuta dalla radiazione solare, in cui c'è una densità elettronica significativamente, seppur bassa, tale è talmente significativa da alterare la radiopropagazione delle onde che passano al suo interno. Come vedete dal grafico che riporta per la ionosfera la densità elettronica in funzione dell'altezza, la densità non è costante. Varia per l'altezza e varia da giorno a notte, come vi farò vedere tra poco, e i picchi relativi della densità elettronica identificano quelli che vengono chiamati gli strati ionosferici. Come vi dicevo, la ionosfera terrestre è mantenuta principalmente dalla fotoionizzazione, per cui anche durante la notte, quando la fotoionizzazione non c'è più, comunque una densità elettronica netta rimane attiva e ovviamente il massimo della strutturazione della ionosfera, come vedete adesso, avviene nelle ore diurne in cui tutti gli strati presenti sono presenti. Questa è una visione invece proiettata al picco dello strato F, che è quello che avete visto a maggiore densità elettronica, quindi dovete immaginare di affettare la ionosfera, di renderla una sfera sottile a circa 300-350 km, e questo è quello che vedrete giornalmente variare. Il fatto che non ci sia un'unica, vedete che ci sono due, vengono chiamate creste, è un fenomeno che ritroveremo più in là, che viene chiamata anomalia ionosferica equatoriale, che fa sì che in realtà il picco di ionizzazione non avvenga esattamente laddove c'è il punto subsolare, ma in realtà in due creste leggermente dislocate che seguono le posizioni dell'equatore magnetico, fondamentalmente. La ionosfera è fondamentale, appunto, come vi dicevo, perché è in grado di modificare la radiopropagazione delle onde, viene utilizzata ed è, vi ricordo, una delle discipline fondanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica, viene utilizzata nelle radiocomunicazioni transorizzontali e viene attraversata in toto dai Global Navigation Satellite System, e su questo aspetto i colleghi più esperti di ionosonde mi vorranno scusare se non mi soffermerò molto sull'aspetto più legato alla comunicazione in HF, ma mi concentrerò sul raccontare che cosa significa tutto ciò per i Global Navigation Satellite Systems. Giusto per fare un pochino il punto della situazione, allora, dal punto di vista della ionosfera, l'interazione e l'accoppiamento che c'è tra vento solare, magnetosfera e ionosfera fa sì che quando un'emissione di massa coronale oppure un aumento, quello che si chiama un fast solar wind stream, colpisce la Terra, e non mi soffermo sui flare, perché sui brillamenti, perché sono una razza leggermente a parte, che complicherebbe le cose e forse non ce n'è tutta questa necessità, comportano diversi effetti che hanno un impatto alle alte, alle medie e alle basse latitudini, con delle peculiarità che fanno sì che nel settore ionosferico c'è chi è esperto esclusivamente di uno dei tre settori latitudinali. Come abbiamo già detto, uno degli effetti è l'aumento di precipitazione di particelle, soprattutto alle latitudini aurorali, la modifica dei sistemi di correnti ad alta latitudine, quelli che vengono chiamati elettrogetti aurorali, la modifica, scusate, dei sistemi di correnti alle basse latitudini, principalmente quello che viene chiamato equatore elettrogetto, riscaldamento della ionosfera, intensificazione dell'attività aurorale, movimento
spostamento dei bordi dell'ovale orale, generazione di quello che si chiamano traveling ionospheric disturbances, che sono delle onde delle onde meccaniche che si propagano in ionosfera, e cambiamenti nella circolazione che avviene all'interno della cappa polare, come vi farò vedere un po' più in là. Qual è quindi, come dicevamo, il Global Navigation Satellite System? Attraversano tutta la ionosfera vengono utilizzati per ricavare e ovviamente trasportano memoria del mezzo ionosferico e delle caratteristiche ionosferiche che attraversano, in particolare grazie al fatto che trasmettono su più frequenze. Permettono di ricostruire quello che si chiama il total electron content, cioè l'integrale della densità elettronica lungo il percorso che unisce dal ricevitore al satellite, che è quello che vedete indicato qua in ocra, fondamentalmente, che è una delle misure fondamentali che vengono ottenute attraverso i GNSS. Ovviamente la presenza della ionosfera, come dicevo, induce degli errori sul posizionamento GNSS, e l'effetto ionosferico, che appunto fondamentalmente è un effetto di ritardo, è quello che nel computo totale degli errori sul posizionamento GNSS è quello che pesa più di tutti. Non solo, ma quello che può succedere è che quando ci sono condizioni avverse ionosferiche, si possono venire a formare quelle che vengono chiamate irregolarità ionosferiche, cioè fondamentalmente sono delle variazioni abbastanza veloci, sia in spazio che in tempo, veloci, quindi molto concentrate, della densità elettronica rispetto a quella di background, che possono far fluttuare l'ampiezza, il segnale del segnale GNSS quando viene ricevuto a terra. Il nome scintillazione non è stato introdotto ovviamente nella scienza ionosferica, ma è lo stesso effetto che si ha quando noi guardiamo la scintillazione delle stelle, cioè il fatto che l'atmosfera terrestre devia i raggi luminosi, e quindi sembrano brillare, scintillare le stelle. Quindi, fondamentalmente, quando un segnale GPS, GNSS, passa attraverso una ionosfera che ha, vedete, come in questo esempio qua, una frammentazione, la presenza di gradienti più significativa, si hanno queste fluttuazioni che hanno come effetto fondamentale. Opla, scusate, sono andato troppo veloce. Hanno come effetto fondamentale la riduzione dell'accuratezza del posizionamento, fino ad arrivare addirittura a perdere il collegamento con quello specifico satellite. Qua vi faccio vedere come è il rapporto segnale-rumore di un satellite, un esempio di rapporto segnale-rumore di un satellite scintillante rispetto a un satellite non scintillante. E quindi quando il rapporto segnale-rumore è troppo basso, il posizionamento, il link con quel satellite può essere perso, e quindi il posizionamento in generale è degradato. Questo vediamo come si realizza poi nella ionosfera di alta e bassa latitudine. Allora, fondamentalmente l'accoppiamento tra vento solare, magnetosfera e ionosfera è lega la dinamica ionosferica che poi porta alla formazione di queste irregolarità è guidata dalle vettor B, fondamentalmente. Ad alte latitudini il campo magnetico è approssimativamente verticale, e il campo elettrico è approssimativamente orizzontale, cosa che dà origine alle celle di convezione. Qua vedete un esempio di possibile cella di convezione. Potete immaginare che alle 12 MLT, che sta per Magnetic Local Time, il Sole è posto qua è la mezzanotte, e questa è la latitudine magnetica. Quindi il fatto che il campo elettrico sia fatto così fa sì che
il plasma ionosferico in cappa polare tende ad andare all'interno di queste celle di convezione, qua riportate in nero. Qua sono diverse condizioni di campo magnetico interplanetario, ma è giusto per darvi un'idea. E quindi il plasma tende a veicolarsi all'interno di queste celle di convezione e laddove ci sono i gradienti di densità elettronica, questa è la densità dello strato F2 nella ionosfera, laddove ci sono i gradienti più grandi, ci sono formazioni di irregolarità che possono creare scintillazione, ad esempio. Alle basse latitudini invece le configurazioni di campo elettrico e di campo magnetico sono diverse, per cui il campo magnetico è praticamente orizzontale, così come il campo elettrico, e quindi quello che succede è che il plasma ionosferico per e vettor B tende ad andare su in altitudine e a formare quelle due creste di cui parlavo prima, che vengono a collocarsi a circa 15 gradi dall'equatore magnetico. Quello che succede è che però quando passa il terminatore solare, l'elettrodinamica che vi ho appena descritto è tale che si può far, far sì è tale da formare quelle che si chiamano delle bolle, cioè delle variazioni, delle depletion di densità elettronica in altitudine. Che causano irregolarità di piccola irregolarità ionosferiche che a loro volta sono appunto la causa delle scintillazioni ionosferiche. Vedete, questo è un esempio di queste plasma bubble. Qua vedete, è l'altezza in funzione della distanza di una distanza. Adesso prendetela in maniera relativa, e vedete che quando un segnale GNSS passa qua dentro, così come viene fatto vedere nel cartoon qua sotto, può di nuovo dare quei fenomeni di scintillazione di cui vi stavo parlando io. Per cui, dov'è più probabile la scintillazione? In maniera semplificata, questa è diciamo, laddove ci si aspetta di avere più problemi dal punto di vista ionosferico per il posizionamento GNSS, quindi le alte latitudini e con maggiore intensità le basse latitudini. Perché con maggiore intensità le basse latitudini? Perché questo fenomeno di cui vi parlavo io, cioè di formazione del plasma bubble, è un fenomeno che, come vi farò vedere un po', avviene regolarmente ed è modulato dalla presenza di tempeste solari. Mentre ad alta latitudine le irregolarità vengono triggerate, vengono indotte da tempeste solari. Come si fa un monitoraggio delle scintillazioni? Si utilizzano dei ricevitori GNSS non solo ad alta frequenza di campionamento, ma che abbiano un oscillatore molto stabile, che permette quindi di avere delle misure di fase molto affidabili, e tipicamente ormai sono tutti multifrequenza e multicostellazione, GPS, Galileo, GLONASS e ormai anche Beidou senza nessuno problemi. Qua vi ho riportato a destra le tre generazioni di ricevitori che dal 2003 il gruppo guidato da Giorgiana ha nel tempo installato. Qua è una tipica installazione, queste qua sono questa in basso è l'antenna che si trova a Baia Terranova e direi che questa qui è quella che sta a Concordia. La scintillazione ionosferica si misura tradizionalmente attraverso l'utilizzo di due indici, uno viene chiamato sigma phi ed è l'indice di scintillazione di fase, uno è l'S4 che è quello di scintillazione di ampiezza, sono delle deviazioni standard al minuto della fase e dell'ampiezza normalizzata. Quindi tipicamente si ottengono questi valori ogni minuto partendo da campionamenti ai 50 Hz, quindi circa ognuno di questi indici viene fatto con 3.000 punti e grande aumento dell'S4 e aumento di questi valori indica tipicamente aumento del fading nel caso dell'S4. Non solo, ma aumento di questi indici corrisponde anche ad aumentata probabilità di perdita del segnale. Qua vi faccio vedere un esempio di un'ora di dati presi a Ny-Ålesund alle Svalbard,
Durante la tempesta di Halloween del 2003, ogni colore è un diverso satellite in vista. Considerate che i valori non di tempesta di questi indici sono minori di 0,1 radianti, quindi al di sotto di una soglia che si trova qua sotto. E vedete che questo è quello che si chiama il lock time, cioè è un contatore che conta quanto tempo si è collegati al satellite. Vedete che, per esempio, nel caso arancione, quando si ha un evento di scintillazione, quindi quando si va per esempio sopra 0,2 radianti, che è questa soglia che vi sto indicando adesso, il contatore ricomincia a contare, cioè che vuol dire che per il ricevitore è come se il satellite fosse uscito dalla vista e poi invece misteriosamente riapparso. Non solo, ma come vi dicevo io, dicevo prima, l'errore sul posizionamento aumenta all'aumentare dell'intensità di scintillazione. Qui ancora abbiamo la sigma phi per diversi satelliti, ogni colore è un satellite, e sotto c'è l'errore sul posizionamento tridimensionale durante un giorno, sempre durante la tempesta di Halloween. E vedete che l'errore 3D tende significativamente all'aumentare dell'attività di scintillazione. Ovviamente la scintillazione è un problema per diverse applicazioni, e qua vi ho riportato il fatto che non è un problema che può essere affrontato in maniera univoca, ma il problema della scintillazione coinvolge la precisione e l'integrità, cioè l'accuratezza orizzontale e per quanto tempo io mi posso permettere di perdere un posizionamento. E qua vi ho riportato alcune delle applicazioni più note per dei GNSS con le diverse richieste in termini di accuratezza e di integrità, per darvi un'idea, senza andare in dettaglio, di come poi sia lo specifico campo di applicazione che in qualche modo definisce le contromisure da prendere. Questo è il nostro network, il network gestito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Gestiamo ricevitori in Antartide, in Artide, in Africa, scusate, qua non ci sono tutti, c'è anche in Sud America sì, manca quello in Sud America. Nostro. Qua ci sono anche riportate le nostre ionosonde e sono tutti disponibili anche sul portale la cui nuova versione sarà rilasciata veramente tra pochissimi giorni. Vi faccio vedere qualche esempio di risultati scientifici più significativi. In particolare, tutta questa avventura è iniziata grazie a un'intuizione di Giorgiana, ormai quasi più di 17 anni fa, che ha portato all'installazione del primo ricevitore nella stazione ionosferica di Ny-Ålesund, che si trova nelle isole Svalbard, con la fortuna di installare il primo ricevitore, questo GSV 404, poco prima della tempesta di Halloween del 2003 e di quella di novembre del 2003, che sono le tempeste più forti degli ultimi tempi. E siamo il solo istituto al mondo che ha dati di quella tempesta di scintillazione ionosferica ad alte latitudini, e questo è un orgoglio per l'istituto nel mondo proprio. Questo perché Ny-Ålesund? Qua vi faccio vedere come varia la posizione dell'ovale aurorale. Questo è un ovale aurorale modellato al variare del giorno, a sinistra per condizioni quiete, a destra per condizioni disturbate. Il puntino nero fermo è Ny-Ålesund, e la linea tratteggiata è il campo di vista che riesce a vedere il ricevitore. E come vedete è proprio un posto privilegiato, perché siamo proprio sotto a dove ci aspetta il massimo della precipitazione di particelle, quindi con lo stesso ricevitore, a diverse seconda delle ore del giorno, si riescono a sondare i bordi dell'ovale aurorale e la cappa aurorale. Questo ci ha permesso di realizzare e di pubblicare nel 2019 la più completa climatologia delle scintillazioni ionosferiche, che copre più di un ciclo solare, quindi tutta in qualche modo la variabilità teorica aspettata
che si possa avere di questi fenomeni ad alte latitudini. E qua vi ho riportato forse uno dei grafici più significativi. In qualche modo questa è l'occorrenza di scintillazione sulla fase del segnale, che quindi può essere ragionevolmente pensata come la probabilità di scintillazione su un ciclo solare. Queste mappe sono in coordinate magnetiche, quindi c'è il mezzogiorno magnetico nella parte più alta della figura, quindi il sole dovete immaginarlo che sia qua. Gli ovali aurorali, così l'avete visti prima, nero quello quieto e rosso quello disturbato, come punto di riferimento modellato, li trovate riportati e la latitudine scende dal centro verso l'esterno. E qua sono tre condizioni: condizioni quiete, condizioni di tempesta geomagnetica da minore a moderata, e condizioni strong e severe. Come vedete, in condizioni quiete la scintillazione non c'è, in condizioni di minore e moderate condizioni la scintillazione tende a massimizzare laddove c'è i bordi dell'ovale aurale, e tende quindi a essere poi in corrispondenza di un ovale che è tendenzialmente più disturbato. Quando le condizioni sono particolarmente severe, la situazione diventa molto più complessa e articolata. E non solo la parte più verso il sole, ma cominciate a vedere che anche la parte di mezzanotte, cioè quella coinvolta nella riconnessione magnetica dalla coda e quindi dalle precipitazioni della coda, incomincia ad avere la sua significatività. E questo è un altro lavoro che pubblicammo invece nel 2011. Questo fu interessante perché ci permise di capire le condizioni quiete, perché venne fatto sui dati del 2008 che sono quieti. Qua non c'è solamente Nyolesun, ci sono anche altre stazioni che permettono di coprire diversi settori di latitudine magnetica, dall'Inghilterra fino alle Svalbard. E questa è sempre l'occorrenza di sigma phi. Qua vedete il grafico non in coordinate polari ma aperto in coordinate lineari. Di nuovo ritrovate i bordi dell'ovale aurale modellati come punto di riferimento, e il grafico di sinistra si riferisce a condizioni di magnetosfera chiusa, mentre quella a destra è condizioni di magnetosfera aperta. E si vede che in condizioni di magnetosfera aperta generalmente l'occorrenza, quindi la probabilità di scintillazione, è maggiore, e che la parte della coda, che è quella che vi sto facendo vedere adesso, spero che la stiate vedendo, è prima della mezzanotte, è particolarmente coinvolta, sempre in corrispondenza delle ore orarie. Per quello che riguarda la bassa latitudine, vi dicevo, la scintillazione ionosferica è un fenomeno regolare. Guardate questo grafico qua a destra. Questo grafico qua a destra si riferisce al Brasile ed è la probabilità di scintillazione di ampiezza in funzione dell'ora locale del giorno al variare dei mesi dell'anno. Le linee blu sono il terminatore locale, e vedete che la scintillazione tende a massimizzarsi dopo il tramonto locale, per via di formazione delle plasma bubble che si formano dopo il tramonto locale, e principalmente nei mesi equinoziali e estivi. Qua dobbiamo pensare che siamo nell'emisfero sud, è Brasile. E vedete che tendono, questa è invece una mappa geografica di dove tendono ad allinearsi le irregolarità ionosferiche, la scintillazione ionosferica causata dalle irregolarità ionosferiche. Vedete che tendono ad allinearsi lungo questo isoclina, che se non sbaglio è questa qua, la mettemmo a 15 gradi lontana dall'equatore magnetico, che invece è questo qua sotto. Questo è l'effetto sul positioning a bassa latitudine. Questo è uno zoom su alcune stazioni che si ritrovano nello stato di San Paolo, in Brasile, e vedete come, quando c'è il rosso evidenziato, la presenza di plasma bubble, il posizionamento nella linea no nord-sud, est-ovest o up and down tende a deteriorarsi significativamente. Insomma, in generale l'interesse per lo space weather, e qua state capendo l'aspetto del GNSS, ha avuto un grande aumento di interesse. Questo lo riporto perché è un report del 2010, se non sbaglio, dei Lloyd di Londra,
in cui in fondo il mondo delle assicurazioni si è accorto dello space weather. E vi faccio notare a questo quarto punto che una delle cose che preoccupava di più era proprio i segnali GPS. Questo invece è un elenco degli effetti della tempesta di Halloween del 28-30 ottobre 2003. In realtà bisognerebbe parlare di tempesta, che è stata una serie di eventi, e vi faccio notare che queste in rosso sono quelle che coinvolgono i GNSS, in particolare le rotte aeree sopra i 57 gradi di latitudine vennero proibite, alcuni voli statunitensi vennero ridirezionate e tutte le rotte atlantiche britanniche vennero spostate verso sud, e in generale VAS sono dei sistemi per migliorare il posizionamento satellitare che si appoggiano ai Global Navigation Satellite System e tendono a migliorare i Global Navigation Satellite System, ebbero grossi problemi e ad alta latitudine diversi ricevitori GNSS risultarono non funzionanti. Quindi ovviamente l'interesse che c'è per esempio per le rotte polari e per il posizionamento GNSS in cappa polare fa sì che lo space weather sia qualcosa da tenere molto in considerazione per il positioning in questo ambito. Ma quanto è probabile, quanto dobbiamo avere pensiero rispetto a qualcosa del genere? Ecco, queste sono le tempeste principali che sono avvenute tra il 1859 e il 2010. Vedete che l'evento di Carrington, quello del 1859, è il più intenso di cui si abbia memoria, quantomeno strumentale o pseudo-strumentale, e la tempesta di Halloween non è tra i più intensi. Quanto è probabile? Questo è un lavoro molto interessante del 2012 di Pete Riley, che vi consiglio di leggere, uscito su Space Weather, che in qualche modo dà una stima di qual è la probabilità di alcuni eventi a 10 a 100 anni. In asse X c'è il DST, cioè che è il Disturbance Store Time, è in fondo una misura di intensità del disturbo geomagnetico causato da una tempesta geomagnetica indotta da una tempesta solare. E quindi, per esempio, un evento di tipo, per darvi un'idea di come si legge questo grafico, un evento di tipo Carrington da qui a 100 anni con un DST che arrivi a 1500 nanotesla ha una probabilità del 16% con una certa banda di errore. Quindi eventi di questo tipo sono eventi che una volta ogni 100 anni, diciamo, possono capitare. Vi segnalo anche questo interessante lavoro perché è un paleo space weather, è una tempesta, è un lavoro che ha fatto vedere come tempeste ovviamente tali avvennero anche nel passato. Questo dal punto di vista, appunto, adesso stiamo andando verso la conclusione, dal punto di vista di cosa si fa per monitoraggio e fini di mitigazione. Questo è il sito dell'Agenzia Spaziale Europea, in particolare della Space Situational Awareness, che mette insieme una serie di prodotti ionosferici anche pensati per utenti di servizi GNSS. E poi qua vi faccio vedere velocemente, l'INGV ha partecipato allo Ionospheric Prediction Service, cioè a un progetto che ha portato, finanziato dalla comunità europea, un procurement della comunità europea, che ha portato alla realizzazione di una piattaforma per le predizioni ionosferiche in grado di space weather di tipo solare e di tipo ionosferico, per arrivare a dare un input agli user in termini di performance GNSS, che è tuttora disponibile e accessibile liberamente su una registrazione all'indirizzo ips.telespazio.com. Ovviamente non c'è, come dicevamo, l'alta latitudine dà un ordine di problemi, la bassa latitudine dà un altro ordine di problemi. L'INGV è coinvolto nel progetto Treasure, per cui Giuliana Damaseno e Hossein Gobadi, che molti di voi avranno visto ormai da quasi 3 anni girare in istituto, stanno lavorando proprio in questo progetto, che è una innovative training network finanziata nell'ambito di H2020, che si occupa proprio di
adottare soluzioni Galileo per l'agricoltura di precisione. E in più, no, questo magari può continuare ad andare. Ah, questo può continuare ad andare. In più, l'INGV è coinvolto nel consorzio Pegasus, guidato dal Finnish Meteorological Institute, che è deputato a fornire un servizio del Space Weather per l'International Civil Aviation Organization, per l'ICAO. Ed è forse il primo grande procurement, cioè la prima grande entità internazionale che richiede un servizio di space weather per un'applicazione così importante come l'aviazione civile. Per cui, per esempio, per Pegasus, ovviamente l'INGV è grandemente attivo, si è formato nel 2019 un gruppo di lavoro che ruota intorno a Pegasus, che coinvolge 35 colleghi dell'istituto. C'è un prototipo di servizio all'INGV e comunque ovviamente i prodotti di INGV finiscono negli advisory di test che vengono forniti all'ICAO all'interno del consorzio Pegasus, e ovviamente fanno parte anche dei prodotti che vengono resi disponibili attraverso il portale dell'istituto. E con questo spero di non avervi annoiato troppo, ho concluso il mio intervento e vi ringrazio. Grazie Luca, grazie della tua presentazione. Lascerei la parola ai colleghi, ci sono domande? Nessuna domanda da Solo parte dei colleghi? ringraziamenti, oddio, che brutto C'è Angelo, c'è quando Angelo, c'è Angelo. ringrazio. Ah, eccolo, Angelo De Santis ha una domanda. Ciao Luca, molte grazie. Credo di Angelo. Sì, mi sentite? Sì, vai. Perfetto. Sì, molte grazie, un bel seminario. Purtroppo un Angelo, non ti saluto. sentiamo. Ah, ecco, allora sì. Sì. Sì, purtroppo mi sono potuto collegare dopo qualche minuto che avevi iniziato. Quindi magari nei primi minuti potresti averlo detto. Quindi mi scuso già da adesso. Ero interessato ai budget, ecco, tu, budget energetici, ecco. Di solito si pensa che siano fenomeni di bassa energia, in realtà sono fenomeni di enorme energia. Magari se hai fatto qualche considerazione su questo aspetto. Intendo chiaramente tempeste magnetiche, cose di questo genere, ecco. Beh, diciamo, confesso che allora, se mi date tempo, vi trovo, non così approfonditamente, se non ho una slide di tipo un po' divulgativo, che però dà un'idea degli ordini di grandezza. Se vuoi posso far vedere un attimino questa. L'avevo messa, poi pensate di averla messa in backup slide, ma non ce le ho. Posso presentare un attimino quella? È veramente, non ti saprei dire più in dettaglio di appunto questa slide divulgativa che ho, però per darti un'idea stiamo parlando di rilasci di energia dell'ordine di una tempesta solare, ovviamente un'emissione di massa colare come ordine di grandezza 10 alla 25 joule. Vediamo, ce l'avevo qua questa bella, eccola qua. Mi perdonerete il carattere divulgativo di questa slide, però insomma in qualche modo dà un'idea che gli eventi solari sono tra gli eventi più energetici che avvengono nel sistema solare. Insomma, ovviamente questa è 10 alla 24, cioè 10 alla 24, 10 alla 25 joule. È ovvio, non vi saprei, adesso pronta cassa non vi saprei dare nello specifico quanta di questa energia poi venga trasferita da vento solare a magnetosfera, ionosfera, eccetera, eccetera. Però, insomma, se vuoi, Angelo, posso studiarmi meglio la cosa e darti una No, no, risposta. perfetto, perfetto. No, no, è anche per far vedere anche agli altri colleghi di che energia stiamo parlando. No, 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 Sì, in grazie. effetti è molto interessante questa slide. Utilissimo, molte grazie, Luca.
Va bene, la sposto nel di là. Altre domande? Va bene Luca, allora niente, se non ci sono altre domande io ti ringrazio ancora per la presentazione e vi ricordo che appunto avrete la possibilità di seguire questo seminario su YouTube, il canale di NGV dedicato alla comunicazione, penso a partire da domani. Buone ferie a tutti, per chi c'è già e chi ci andrà e ci risentiamo al rientro. Saluti a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, Ciao, ciao grazie. Luca, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.